Buonasera amici, purtroppo non ho resistito, devo fare un video anch'io. Le notizie che arrivano da Torino sono, dal mio punto di vista, abbastanza scontate. Pare che Allegri sia stato definitivamente esonerato. Pare che debba finire l'anno. Ma la decisione già è stata presa dagli organi competenti della Juventus. Allegri è fuori dal progetto Juve già da quest'anno. Fine giugno, inizio luglio, si saprà chi sarà il nuovo tecnico della Juventus. La notizia è questa e penso che poi d'altronde la dirigenza, visti gli ultimi risultati, non del tutto entusiasmanti, cioè in un mese siamo passati da un punto in vantaggio all'Inter e quindi primi in classifica, anche se l'Inter aveva da giocare la partita di recupero contro l'Atalanta, però diciamo, noi eravamo primi, quindi siamo passati in un mese dall'essere primi a poter lottare per la vincita dal campionato a addirittura a poter perdere Filippo col suo Panaro, col suo cesto in poche parole. Noi possiamo perdere attualmente Filippo ed anche il cesto, cioè Massimiliano Allegri ed anche la qualificazione alla prossima Champions League. Come direte voi? Beh, semplicissimo. Il Milan oramai è avanti di 3 punti rispetto alla Juventus. Si stanno avvicinando al gran galoppo, per usare un termine piacevole, è usato spesso dal nostro mister, un termine ippico. Quindi si stanno avvicinando a gran galoppo Bologna, Roma e forse può rientrare pure la Lazio se ci batte, poter perdere tutto perché la Lazio dovremmo giocare sia in Coppa per la Coppa Italia e sia per il campionato. Quindi avremo delle partite molto dure da qui in avanti e quindi con questa squadra, onestamente, che a me, dal mio punto di vista e dal punto di vista che ho seguito un po' tutti voi youtuber, amici e non amici, in larga parte gli youtuber juventini, ma anche gli youtuber sportivi, come vogliamo chiamarli, che parlano di calcio, e tutti sono consapevoli e consci nel dire che questa Juve ha mollato, cioè che Allegri ha fallito, che oramai Allegri non ha più salde nelle proprie mani le redini di questa squadra e che a quanto pare alcuni calciatori, quale Chiesa in primis, ma anche Vlahovic oggi l'ha dimostrato, mandando a quel paese l'arbitro e quindi mettendo sé. Ci voleva un altro po' di acqua bollita sulla scottatura, ce l'ha messa, facendo sì che si è squalificato anche per la prossima partita e quindi non avremo il nostro attaccante principale all'inizio, alla ripresa del campionato, dopo la sosta, mi pare il 30 a fine, il giorno prima di Pasqua dovrebbe essere, mi pare il 30 di marzo, la prossima partita contro la Lazio. Quindi, se ci voleva una goccia per far traboccare ulteriormente questo vaso che sta già perdendo acqua da un mese a questa parte, ce l'ha messa Vlahovic oggi. Ma il problema principale è che oggi tutti ne stanno parlando, è quello che dicevo poc'anzi, cioè il problema è Allegri. Tutti noi tifosi juventini di vecchia data, cioè noi vecchietti vogliamo l'esonero di Allegri, ma non perché ce l'abbiamo contro Allegri, figuriamoci, anzi siamo stati pure tra quelli che
lo hanno rivoluto alla Juventus nel dopo Pirlo, cioè pensavamo io in primis che Allegri potesse dare un qualcosa a quella Juve che ormai si stava spegnendo nel dopo Sarri e nel dopo Pirlo, diciamo così. Quindi pensavamo che Allegri, siccome c'era già stato alla Juve, conosceva le dinamiche, sarebbe stato il tecnico giusto per far sì che la Juventus riprendesse subito il suo ciclo, ma ci siamo sbagliati tutti. Purtroppo Allegri ha fallito e ha fallito grandemente. Questa Juve non si è mai raddrizzata, anzi ha continuato a peggiorare sempre di più. Molti di voi danno la colpa ai calciatori, ma io non posso pensare che questa Juventus sia inferiore ad un Sassuolo, ad un Empoli, ad un Udinese, a un Verona, allo stesso Napoli, alla stessa Inter. Io credo che questa Juve abbia un organico, non dico di prim'ordine, ma abbastanza buono per il campionato italiano, per ben figurare nel campionato italiano, ma purtroppo non lo stiamo facendo e qui la colpa è, io la imputo tutta ad Allegri e alla sua mancanza di allenamento. Io credo che i nostri calciatori entrano in campo già sconfitti, con un gap atletico non indifferente rispetto alle altre squadre, ma non solo atletico, anche tecnico. Io credo che l'allenamento che pratichi Allegri sia un allenamento non allenante, non funzionale al campionato di calcio di Serie A. Cioè, io vedo oggi pure il Genoa molto inferiore tecnicamente alla Juventus, però questo gap tecnico non si è visto perché è stato superato dalla corsa, dall'atleticità di questi calciatori del Genoa, che sono molto più allenati come il Genoa, come tutti gli altri del campionato italiano. La Juventus per me è la squadra, una di quelle squadre meno allenate o peggio allenate atleticamente dal campionato italiano. Ma non solo, io noto anche una mancanza di schemi. E lo vedo da, il calciatore non sa dove passare la palla. La palla arriva a centrocampo, già inizia dalla difesa il problema di andare avanti, cioè quel cingischiare, quel passaggio in orizzontale che si fanno i nostri difensori per poi passare lo stesso schema ai centrocampisti, passaggi orizzontale e mai in verticale. Locatelli, Miretti, onestamente sottotono. Io credo che sia Miretti che Locatelli non siano calciatori da Juventus. E quando qui molti di voi dicono che il gap della Juventus è principalmente a centrocampo, io comincio ad essere d'accordo, anche se non condivido il fatto che sia il centrocampo più scarso della Serie A, perché se voi mi venite a dire che, ripeto, un Sassuolo, un Verona, un Udinese, lo stesso Genoa, un Cagliari abbiano un centrocampo migliore del nostro, allora io vi dico, calma, calma, non esageriamo. Quindi la Juventus non sarà una delle migliori Juventus, non avrà i migliori calciatori della sua storia in questo momento, ma nemmeno i peggiori. Abbiamo una decente squadra che si è messa in condizioni di operare, i calciatori messi in condizioni di operare nel proprio ruolo, perché molti, dobbiamo dirlo, Allegri li utilizza in ruoli totalmente diversi dal proprio essere, dalla propria vocazione, dal proprio ruolo. Lo stesso Chiesa ha dimostrato più volte che lui, il suo ruolo ideale sarebbe la vecchia ala destra, alla Causi, alla Di Livio, cioè spingere da destra e poi accentrarsi e quindi poi crossare, passare, allo stesso tempo segnare lui stesso, ma viene adoperato sempre a sinistra e quindi si veste i piedi più spesso con Kostic come oggi, dove si pestavano i piedi a vicenda e poi sì che abbiamo dei problemi. Quindi io credo che Allegri abbia fatto il suo tempo, lo ha dimostrato
in più occasioni, questo filotto di 8 partite che non ha prodotto niente, 8 partite, 7 punti, tra cui 3 sconfitte, una vittoria e 4 pareggi, quindi vedete un po' voi, proprio messi malissimo. Quindi io credo che il tempo di Allegri alla Juventus sia scaduto, che Elkan Gyuntuli e la dirigenza juventina dovrebbe prendere al più presto una decisione. A quanto pare i segnali arrivati oggi dalla Continassa spingano verso questa ipotesi, e cioè che il tempo di Allegri alla Juve sia definitivamente finito. Ormai pare che anche Elkan si sia deciso. Calvo e Gyuntuli più di tutti hanno premuto e stanno premendo affinché venga addirittura esonerato, se non stanotte, nella giornata di domani, per poi trovare un traghettatore per questi mesi finali, in modo che non si rischi di perdere anche la Champions pure quest'anno, perché il pericolo c'è. Onestamente, la squadra sembra totalmente scollata dal proprio tecnico. Oggi Vlahovic si è fatto espellere, Chiesa non rispondeva agli inviti di Allegri di spostarsi più al centro e di non pestarsi i piedi con Kostic. Quindi abbiamo capito che molti calciatori della Juventus non vedono l'ora che Allegri si tolga dai piedi, e onestamente anche tantissimi di noi juventini non ne possiamo proprio più di queste onestamente tragicomiche uscite, perché ultimamente sono state delle uscite veramente tragicomiche, tragicomiche, che poi di comico non c'è niente, onestamente. Qui, onestamente, entrare in campo ed essere surclassati agonisticamente, tecnicamente e a livello di schemi da squadre che tutt'al più navigano come il Genoa in limbi tranquilli, in lidi tranquilli, dove onestamente non hanno più da dare niente, né in un senso né in un altro, e noi addirittura con queste squadre non riusciamo nemmeno a fare più risultato. Io credo che ormai il tempo di Allegri alla Juve sia determinatamente finito. Bisogna solo prendere la decisione, e chi la deve prendere questa decisione se non Elkan? Io non capisco Elkan come faccia ancora oggi a non avallare Gyuntuli, Calvo, che lo vogliono fuori. Ma possibile che questo non veda le partite? Possibile che non si sia stancato di vedere questi obbrobri? Oramai è un obbrobio su un obbrobio. È una successione di obbrobri, incontri di calcio. Onestamente, che ti viene la voglia di chiudere il televisore, anzi, addirittura ti viene la voglia di spaccare proprio il televisore. Per uno che, gente che ha tifato Juve per anni, per lustri, per addirittura 50, 60, 70 anni, ci sono tanti amici che tifano Juve da addirittura 70, 75 anni, dove hanno visto questa squadra primeggiare ed esprimere sempre un agonismo, una voglia di vincere, una supremazia, e poi vederla ridotta a questi minimi termini, onestamente, è un brutto vedere, un brutto guardare. Quindi io consiglierei Elkan di lasciar perdere, anche perché poi alla fine, come ho detto più volte, Elkan, tu i soldi li hai persi, te li hai fatti perdere Allegri. Se l'avresti mandato via prima,
tu fosse, tutti quei soldi non li perdevi, a partire dalla Champions dello scorso anno e tutto il resto. Tu forse non li perdevi quei soldi, perché onestamente su un girone di qualificazione tu vinci una sola partita, addirittura vai pure a perdere contro l'Haifa lì in Israele, già lì lo dovevi mandare via perché è inconcepibile che la Juve possa perdere contro il Maccabi Haifa. Con tanto di rispetto per il Maccabi Haifa, come con tanto di rispetto per l'Empoli, per il Verona, per l'Udinese, per il Genoa oggi, per il Napoli, per l'Inter. La Juve se l'è sempre giocata. Adesso siamo ridotti a livello che non giochiamo nemmeno più, che non abbiamo più grinta, non abbiamo più forza nelle gambe, non abbiamo più stimoli. Sembra una squadra morta, in balia del mare. Sembra quelle navi che non hanno più remi, non hanno più. In balia delle onde. Noi siamo in balia delle onde. Non abbiamo più nemmeno un capitano che tracci la rotta, perché Allegri sembra oramai peggio di Schettino della Costa Concordia. Noi siamo diventati, la Juventus di oggi è diventata come la Costa Concordia. Il capitano latita, addirittura scende dalla nave, si fa i cazzi suoi, litiga con chiunque, osi poco poco avallare nei suoi riscontri una critica, chi poco poco osa pronunciare la parola ma la Juve gioca male, oddio, mai detto. E allora Allegri, ma tu chi credi di essere? Fammi capire. Se i tifosi ti dicono che è ora che tu ti levi dalle palle, se i tuoi dirigenti ti dicono, caro Allegri, con questi risultati non andiamo da nessuna parte, quindi è ora che ti levi dalle palle. Adesso anche i giornalisti Sky, che fino a ieri ti hanno leccato il culo, scusatemi la parolaccia, ti hanno leccato il deretano in modo assiduo, continuo, in un certo senso di servilismo quasi, adesso si mettono contro pure loro, quindi credo che sia ora, caro Allegri, di cambiare aria. E onestamente tu la squadra l'hai persa, le redini di questa squadra non ce l'hai più, non sai più nemmeno che pesci prendere. Io quando ho visto la formazione oggi ho detto, oddio mio, perderemo pure oggi. Non abbiamo perso, ma puto a caso quella parata di Szczęsny non la faceva, perdevamo pure oggi, perché poi non c'è stata una reazione veemente da parte della Juventus. Assolutamente no. Abbiamo fatto due pali che sembrano più pali così venuti per caso, che non proprio una sfortuna, diciamo. Non riusciamo a tirare un tiro decente in porta. Non riusciamo a fare un passaggio che sia un passaggio per bene. Non riusciamo a fare un cross che sia un cross. Non riusciamo, addirittura gente come Vlahovic non riesce a buttare la palla a porta vuota in rete. E allora, i nostri difensori oramai come non ci fossero. Oggi c'è stata un'azione dove Retegui è andato al tiro, mi pare fosse Retegui, sì, mi pare. Retegui è andato al tiro, erano due di loro e sei di noi, sei difensori più Szczęsny e due di loro. Sono riusciti ad andare a tiro. Noi per passare il centrocampo sembra che ci dobbiamo fare i voti o accendere un cero a Sant'Antonio. Quindi, Allegri, è ora che tu te ne vada. Fatemi sapere, amici, voi come la pensate.
Io spero che lo fanno fuori al più presto possibile, perché io sono uno di quelli che ha sempre detto che Allegri, cioè, sono 2 anni che sto dicendo che Allegri, dopo il primo anno del ritorno, sto dicendo 2 anni a questa parte che Allegri è ora che si faccia le valigie e se ne vanno. Sono passati 2 anni. Gli ho dato 1 anno di tempo, però dopo 1 anno e vedo giocare la Juve ancora come se fosse un cantiere aperto, ancora come Allegri non avesse capito, in effetti si vede, Allegri non ha ancora capito qual è la squadra originale, la squadra, diciamo, la formazione tipo da mandare in campo sempre. Ancora lui non l'ha capito. Continuano in questi suoi cambiamenti, in queste sue formazioni sconclusionate, però alla fine i risultati poi sono qua. E chi mi viene a dire che sì, ma noi eravamo primi in classifica, abbiamo fatto un campionato per bene, ma lasciate perdere, quelle sono state tutte. Avete visto una partita per bene che ha giocato la Juventus in 3 anni? Una partita dove ha meritato realmente di vincere? Dove ha portato a casa il risultato veramente perché meritasse? Io no, forse non ricordo, ma io no. Io ho visto sempre una Juve in gravi difficoltà, una Juve dove ha regalato sempre almeno un tempo all'avversario, anche se ha fatto 4 gol dopo alla fine, anche se ha vinto 4-0, 3-0, ma io ho visto sempre in questi 3 anni di Allegri, dal ritorno, una Juve sempre in difficoltà, sempre con problemi. Una Juve mai al suo solito, come le nostre Juventus che ricordavamo, quando entravamo in campo già vincenti, quando gli avversari venivano a Torino e prima di entrare in campo già si cagavano sotto, già partivano perdenti. Adesso vengono a Torino e siamo noi a cagarci sotto. Loro partono vincenti e noi partiamo da perdenti. Noi abbiamo le difficoltà, noi ci mettiamo paura, ma loro continuano a macinare il gioco. E noi non riusciamo nemmeno più a fare un passaggio, non riusciamo nemmeno a superare il centrocampo in modo agevole. Che sono questi passaggi di ritorno al portiere? Oggi ho visto in 2 o 3 occasioni dove eravamo nell'area avversaria o a ridosso dell'area avversaria, abbiamo passato la palla, passaggio con passaggio, di nuovo ascesa. Ma questa non è la Juventus, non è la Juventus che ricordo io, non è la Juventus con cui siamo cresciuti, non è la Juventus che abbiamo imparato ad amare. Questa è una squadra improvvisata, una squadretta così, tanto per, che gioca a calcio ma senza velleità, senza speranza di successo. I calciatori entrano in campo svogliati, spompati, non hanno forza nelle gambe. Arrivano l'avversario, qualsiasi avversario viene a Torino oppure giochiamo noi fuori casa. I contrasti li vincono loro, noi difficilmente vinciamo un contrasto. Eppure i ragazzi si impegnano, ma si vede proprio che atleticamente non sono allenati. Lo hanno detto, mi ricordo Kulusevski, lo stesso Bentancur, lo stesso De Ligt, al Monaco, al Bayern Monaco, tutti dicono la stessa cosa. Noi alla Juventus non venivamo allenati. Che fanno questi? Giocano a boccia, che fanno? Quando entrano in campo, che fanno? Quando vanno ad allenarsi, che fanno? Giocano a bocce, a briscola, a basket, a basket. Aveva preso Pogba per giocare a basket. Ah, allora, io posso capire Allegri, lui sta lì per fare i soldi. E se gli altri soffessero, lui ci marcia.
ma non posso capire chi guarda il lavoro di Allegri, ma soprattutto ne valuta il risultato finale. Tu, Elkan, come fai a valutare e a tenere ancora in considerazione questo allenatore dopo 3 anni che ti ha ridotto la Juventus, l'ha portata da una squadra potenzialmente ai vertici del calcio mondiale, l'ha portata a lottare per la retrocessione? Questa squadra, quando entra in campo, sembra una squadra che lotti per non retrocedere. Cioè adesso mi viene pure a dire che il risultato, il pareggio con il Genova è un buon risultato. Ma questo, ha capito che stiamo parlando delle Juventus? O Ambra, oltre ai soldi, si è portata via pure il cervello di Allegri? Dai, dai. Ma mi viene a dire pure che il pareggio è un buon risultato. Cioè, ma tu stai parlando della Juventus, una delle squadre più titolate al mondo, che fino all'altro giorno ha vinto 9 scudetti consecutivi e lottava in Champions League contro avversari potentissimi. Siamo andati a vincere a Madrid contro il Real per 3-1, se quel sacco dello spazzatura non gli dava il rigore, forse vincevamo proprio, passavamo il turno, ci qualificavamo dopo aver preso 3 pere in casa. Eravamo andati a fare il risultato e c'eri tu in banchina, caro Allegri. C'eri tu. Quindi, caro Allegri, uno, cosa ti è successo? In quei 2 anni che non hai allenato, cosa ti è successo? Due, ma ti rendi conto che oramai hai perso questa squadra? Le redini di questa squadra non ce l'hai più tu in mano? E quindi fai l'uomo. Accetta, perché questa squadra tu non potrai fare altro e danneggiarla. Non la recupererai più, non recupererai più la fiducia dei calciatori, ma soprattutto non recupererai più la fiducia nostra, dei tifosi. Non ci fidiamo più, non guardiamo più con gli stessi occhi di prima la nostra Juventus, e questo è gravissimo, caro Allegri. Tu solo per questo, per il danno che sta arrecando a questa squadra e a noi tifosi, dovresti dimetterti. E te lo dice uno che tifa Juventus dal 1973. Avevo 8 anni, 7 anni però. Mi ricordo che io mi sono innamorato di questa squadra nella finale del 1973 di Champions, o di Coppa Campioni, come si diceva all'epoca, con l'Ajax. Nonostante perdemmo 1-0, io chiesi a mio padre: chi è quella squadra in bianco nero? E lui mi disse: ma come lo sai? È la Juventus. Io mi innamorai, nonostante perdemmo, di come giocava quella squadra, e da allora non l'ho mai abbandonata. Neanche tu, il tuo gioco sconclusionato, le tue sciocchezze quotidiane potranno farmi abbandonare questa squadra. Però non è bello che io guardi la mia Juve con la speranza nel cuore di non perdere. Che io guardi la mia Juve sapendo già che sarà un'ennesima brutta, stupida partita di calcio. Buonasera, voglio.